Padani! Ciao cane padano, che applaude più di tutti gli altri. Parlo poco oggi perché se no non venite giù a Paesana dove facciamo il comizio più tardi. Però io ci vengo. Roberto, saluta i cornuti alla coppa! Io ci vengo sempre volentieri, anche se oggi devo dire che ho fatto un tradimento, ma pesante. Quest'oggi ho su la camicia verde di Cuneo e del Piemonte. Roberto, uno di noi! E mi sa che se c'era Giorgetti mi aveva già espulso, che non ce l'avevo su la camicia della Lombardia. Però io ormai sono affezionato tanto al Piemonte, alla Cuneo e una cuneese in particolare. Però ne vale la pena, fa piacere venire qua, perché se dici se c'è l'acqua allora se c'è il Po, se c'è il Po allora vuol dire che la Padania esiste, rispetto a quello che dicono quei cornuti che dicono che la Padania non esiste, c'è, è sottoterra, c'è sopra, e qualcuno continua a sostenere, e l'abbiamo visto in giro, il povero Michelino dove far la guerra, ma non esiste la Padania. Ma più di vederla qua, più che vi mantengo disgraziati, vi avete anche il coraggio di dire che non c'è la Padania. Bravo! Qualcuno in questi giorni continua a dire bisogna trovare la ricetta per la crescita del paese, perché c'è la stagnazione rispetto alla crescita. La stagnazione c'è a livello nazionale. Se uno prende i numeri, i dati della Padania, la Padania in questo momento è la pari della Germania o cresce di più. Quindi non bisogna mica andare in giro tanto a sforzarsi per trovare un modello. Però è altrettanto evidente che a furia di tirare la carretta anche per gli altri, poi alla fine uno magari si stufa. Quindi o si adeguano al modello padano, che vuol dire tirarsi sulle maniche, alzarsi presto la mattina e lavorare, oppure il modello padano lo teniamo ma ce lo facciamo a casa nostra, punto e basta. E credo che mai come quest'anno ci sia così tanto bisogno di Padania. Però in mezzo a tante brutte notizie di questi periodi ve ne porto una buona. Mercoledì sera il Consiglio dei Ministri ha votato l'urgenza per il progetto di legge di riforma costituzionale che realizza il Senato federale e dimezza il numero dei parlamentari. E questo lo voglio dire con grande chiarezza rispetto a quelli che in questi giorni dicono che sono loro a volere il taglio dei costi della politica. Noi due legislature fa avevamo fatto votare già 4 volte al Parlamento la riduzione dei parlamentari e è stato il referendum della sinistra che non l'ha fatto passare. E oggi ci vengono a fare la lezione, siamo noi quelli che vogliono dimezzare i parlamentari. Hanno presentato una proposta che li riduce a 400 e 200. Per me 1000, se bisogna dividerli, diventa 500, non 600 come 700. E la portiamo avanti e voglio vedere questa volta chi in Parlamento si opporrà rispetto a queste cose dopo aver parlato tanto. Perché io ho fatto del costo, la lotta ai costi della politica, un mio pallino, non mi sono svegliato 15 giorni fa come fa qualcuno, perché noi siamo riusciti prima a mettere la penalizzazione per chi non viene a lavorare in Parlamento, 300 euro si smenano ogni volta che non ci mettono piede, abbiamo tagliato lo stipendio 2 volte dei ministri. Ma quello che è stato più bello questa volta è riuscire a tagliare le pensioni d'oro e per la prima volta c'è stato il principio che a pagare devono essere tutti. E la vivo anche come vittoria personale, perché ci ho messo tutto agosto per far pagare questo principio
che se c'è un contributo che tutti devono dare, devono darlo soprattutto i calciatori milionari, e lo pagano sono tutti gli altri. Sono gli unici che non pagano le tasse e le fanno pagare alle squadre di calcio, per cui abbiamo previsto che non solo le paghino, ma non possono farle andare a ricadere sulle società sportive. Guadagnano 10 milioni, mettami un bel milioncino da dare come contributo di solidarietà a tutti. Poi si è riusciti per la prima volta a toccare un totem che era intoccabile, lo stipendio dei parlamentari. Oh, non c'era mai riuscito nessuno, Poi dicono è poco, è tanto, intanto rispetto agli altri il contributo è il doppio. Rispetto a quelli che hanno altri lavori, io credo che se uno deve fare un mestiere deve farne uno solo e bene, non 50, come invece ce ne sono tanti in Parlamento. Se lavora, prima gli avevo detto, ti taglio a metà lo stipendio. Il Parlamento l'ha un pochino ammorbidita, per cui gli si toglie il 20 e 40%, che dici, vabbè, è un contributo. Però se fai i conti che quel 20 e quel 40% si vanno a sommare il 43% che loro pagano già l'IRPEF, insomma una tassazione dell'83% mi sembra che una tosatina alla pecora gli abbia data. La pecora, da ricordarsi che la pecora bisogna tosarla, non ammazzarla, perché diversamente poi ti crepa la bestia, non c'è più né lana prima né lana dopo, e invece così continuerà a arrivarne. Poi si è dovuto intervenire non solo a livello di quel settore, ma anche a livello del territorio. Oggi abbiamo visto anche una manifestazione, guardate, io ho il massimo rispetto, ammirazione per i sindaci, perché sono quelli che lavorano a diretto contatto col cittadino e devono erogare i servizi. Però una cosa è certa, noi abbiamo passato tutti questi mesi a dialogare con loro, abbiamo ricevuto proposte che sono state già inserite nella legge, ma noi vogliamo parlare con i sindaci seri, non quelli che vogliono sfruttare una manifestazione della Lega per farsi vedere che esistono. Quest'oggi ho ricevuto, volentieri l'ho ricevuta, una loro sindachessa che è venuta a presentarsi cortesemente. Gli ho detto, ma perché protesta? Perché ci avete fatto troppi tagli. E io gli ho spiegato che da tutte le manovre che sono state fatte fino ad oggi, ai piccoli comuni non è stato mai, dico mai, tagliato un euro. Mai. Qualcuno le aveva fatto credere che c'era invece il taglio a livello dei piccoli comuni. Qualcuno dice vogliono sopprimere, io non voglio sopprimere proprio niente, proprio perché abbiamo concordato con loro, abbiamo chiesto che i comuni più piccoli dovessero svolgere con convenzioni insieme agli altri comuni vicini determinati servizi. Noi abbiamo comuni di 30 abitanti dove votano 13-14 persone e che hanno 17 amministratori, 3 o 4 bambini che vanno a scuola. Ha senso che esista per ognuno di questo paese un pulmino per portare a scuola 3 bambini, o ha più senso che 5 o 6 comuni ne portino 20 insieme a scuola i bambini? Ce lo chiedono loro. E noi abbiamo detto, ve lo abbiamo chiesto e ce l'avete chiesto voi, vi do un anno e mezzo di tempo per fare quello che dovevate fare da tempo e quindi di mettervi in convenzione. Se voi vi mettete in convenzione continua a resistere il sindaco, l'assessore, il consiglio comunale, non cambia alcunché, ma questa volta lo dovete fare. E chi invece è andato a raccontare che noi cancellavamo i piccoli comuni è un bugiardo. E vedere girare questa mattina non solo sindaci, ma vedere girare anche qualche rappresentante regionale che era anche nella passata amministrazione regionale, mi piacerebbe vederlo qui sul palco oggi a spiegare come hanno fatto e chi ha fatto i buchi che ha trovato Cota in regione Piemonte. Abbiamo tirato sul tappeto, avevi tirato tutto sotto. Poi quando si è andati a fare i conti,
e poi dicono parla male di Napoli, anche qua ci si arrangia a sistemare i bilanci con la scolorina e tutto il resto. Ci vengano a spiegare questo, non cercare di usare una festa per darsi visibilità. Se tutti i sindaci, quelli che ci sono, sono stati aggirati come quella sindaca che è venuta a parlarmi, dove c'è il timore di venire cancellati e non è vero, o che gli vengano tolti i trasferimenti, ma chi diavolo è se non la Lega che ha sempre cercato di difendere gli enti locali? Chi ha portato a casa che 1,8 miliardi vada a loro vantaggio? E questo l'abbiamo fatto nel giro di un mese e ci siamo impegnati. Da qui alla fine dell'anno ogni risorsa che noi reperiremo sarà destinato agli enti locali e al trasporto pubblico locale, come abbiamo fatto l'anno scorso, 900 milioni avevamo promesso e 900 milioni sono arrivati. Se non c'era la Lega, col cazzo che li prendeva. Quindi ero pure tranquilli i nostri sindaci, i nostri presidenti di provincia, anche quelli, anche tanti dei nostri che protestavano, gli avevano passato un testo diverso rispetto a quello che era effettivamente stato approvato. A questo punto può arrivare la falsificazione da parte della gente per spostare il consenso. Io sono convinto che la gente alla fine capirà chi c'è in circolazione di serio, di equilibrato, perché ci vuole anche un bel coraggio per fare le manovre, ragazzi belli. Ma se quest'oggi verrete a Paesana vi spiego con numeri alla mano che cosa poteva accadere se non si fosse fatta la manovra, e non è del tutto escluso che il rischio sia ancora superato, però oggi e ieri i numeri stanno dandoci un certo conforto. Andiamo avanti, perché qui il rischio che salti veramente il banco c'è e è dietro l'angolo. Io sono convinto che il banco lo si debba tenere su, perché dietro ci sono le pensioni, gli stipendi di tutti, l'avere un servizio sanitario nazionale. Quindi se far saltare il banco vuol dire farci trovare tutti in mutande, preferisco tenerlo il banco. Ma intanto bisogna preparare un modello alternativo che sia pronto, perché io non sono mica tanto convinto che il banco tenga. O seguono i nostri consigli, le nostre riforme, oppure il modello sarà nostro e sarà già pronto. Bravo! Viva la Padania! Bravo!